Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi siamo qua con un nuovo video argomento derby e oggi andremo a vivere insieme questa attesa che si separa dal derby, che ormai è di poco meno di 48 ore e oggi andrò a parlarvi del mio modo di vivere il derby, del mio modo della mia filosofia di arrivare al derby, di viverlo, come lo sento e i fattori che determinano la mia attesa in un derby, ecco, se così vogliamo dire, e quindi andrò a condividere con voi. Parto dalla premessa che io non ho molti anni e dunque non ho avuto la fortuna di assistere ai derby quelli davvero belli in modo, o perlomeno ero troppo piccolo per viverli a pieno come magari farei ora. Dunque non ho avuto questo privilegio di assistere ai derby più spettacolari che ci sono stati negli anni 90, 2000, 2000, 2000 e fino al 2010. Ecco, poi, nel 2010 ho iniziato a tifare con più passione Inter perché sono cresciuto e da lì ho visto i derby con Nagatomo, Bischelotto, contro i vari Ondada, De Sciglio, Paletta, Alex, che ci ha anche segnato, compagnia bella, insomma. Questa è stata la mia situazione, però comunque il derby, passano gli anni, passano i trofei, non abbiamo visto nell'ultimo decennio, in particolare due squadre vincenti assolutamente, ma il derby è sempre rimasto il derby ed è una partita diversa dalle altre, una partita che davvero si spiega difficilmente e io da interista personalmente la partita che vivo di più, come lo è per me, per la maggior parte degli interisti, perché è la partita dove ti giochi tanto, una partita che va oltre la classifica, è una partita che racconta la rivalità tra due squadre storiche e soprattutto la rivalità che c'è tra i tifosi, gli sfottò, le tradizioni sono qualcosa di artistico, secondo me, nel derby più bello del mondo. Il derby io come lo vivo? Il derby io sinceramente lo vivo male perché è la partita a cui tengo di più in assoluto e vivere col pensiero che potrei perdere la partita mi veramente annienta il fegato, se così vogliamo estremizzare il concetto. Perché se perdi il derby può determinare provando addirittura a dire cose che potrebbero sembrare esagerate, può determinare stagioni, può determinare carriere, può determinare tanto, può darti tanto, può toglierti tanto, perché il derby vale 3 punti come le altre partite, ma ripeto, essendo una partita a sé, essendo una partita diversa, essendo una partita così sentita da tutti, è davvero pesante, pesante perderlo e al contrario è fantastico vincerlo. Negli ultimi anni, nonostante nessuna delle due squadre sia stata particolarmente brillante, l'Inter ne ha vinti di più e quando vince un derby non c'è Inter-Juve che tenga o non c'è nessun'altra partita che tenga. La goduria, è superiore a qualsiasi altra cosa. E quando lo perdi, non c'è Inter-Juve che tenga, non c'è nessun'altra partita che tenga, la tristezza è superiore a tutte le altre. Per questo io vivo male il derby, vivo male perché è una partita talmente pesante, talmente importante, talmente che sento con le persone che conosco milaniste e in generale come rivalità, faccio veramente fatica ad arrivarci in modo sereno da tifoso sfegatato dell'Inter. Soprattutto in questo derby, dove si affrontano per la prima volta dopo tanti anni due squadre che sono a distanza di un punto, prima l'Inter e seconda il Milan, in un derby così importante perché questo derby, alla fine di questo derby, possiamo iniziare a capire come andranno le cose o perlomeno su che strada iniziano ad andare, è ancora più pesante. E dunque, peccato che non ci siano i tifosi perché tanta, tanta percentuale di derby la fanno loro, intendo i tifosi allo stadio, però rimane il derby. Il derby è questo, abbiamo detto, è magia, è rabbia, è tristezza, è goduria, ed è per me il derby più bello del mondo tra due squadre che hanno vinto tantissimo, tra due squadre storiche e di una rivalità che è storica ed è destinata a vivere a lungo, se non per sempre. Questo era un po'
il mio modo di vivere il derby spiegato in parole forse povere, forse avrei voluto spiegarlo meglio, ma è molto difficile esternare emozioni di un certo livello, le emozioni che ti dà un derby. Bisogna viverlo per capirle, bisogna essere interisti e vivere il derby per capire determinate emozioni. Vi invito a iscrivervi se volete, a lasciare un commento per spiegarmi un po' il vostro punto di vista, il vostro modo di vivere il derby, o se non tifate Inter o Milan, il vostro pensiero in generale, magari sul derby, su come andrà, su chi ci arriva favorita. E sempre forza Inter, sempre forza Inter. Ciao a tutti ragazzi.